imprenditori che, come sapete, organizza da molti anni questa bellissima manifestazione, Anna Maria Salerno in particolare, che ha insistito perché Fernando Savater fosse con noi, perché abbiamo pensato di parlare di un aspetto della libertà importante, che è quello, diciamo, dell'educazione. Il tema dell'educazione è uno dei temi fondamentali di tutta l'opera di Fernando Savater, che peraltro, però, di temi se ne occupate di molti. E, come voi sapete, Fernando è un filosofo, è uno scrittore, che partendo dalla sua opera centrale, che è la ricerca sull'etica, sui temi dell'etica, negli anni si è interessato di tantissimi argomenti. Non riesco a citarli tutti, ma diciamo dalla letteratura al cinema, dai cavalli ai dinosauri e molti altri animali, dalla politica nazionale al separatismo locale, alla rivendicazione locale. E raccontando passioni, le passioni per gli scrittori, da Jack London a Edgar Allan Poe, molti scrittori anche della sua infanzia, Emilio Salgari, e poi grandi filosofi come Voltaire, gli scrittori come Borges, ma mi fermo perché se dovessi raccontare la costellazione delle passioni di Fernando, quando lui è venuto in casa editrice la prima volta che l'ho conosciuto, che era quasi 30 anni fa, nel 92, a presentare Etica per un figlio, che è stato il suo libro più venduto, non so se è solo in Italia più venduto o anche in Spagna, anche in Spagna. Lui si presentò con una meravigliosa camicia havaiana e, diciamo, rispetto all'incarnazione classica del filosofo, che uno sempre pensa un po', diciamo, austero, colpì tutti. Questa curiosità l'ha fatta nei tanti suoi libri. Ho detto Etica per un figlio è quello che ha venduto di più. Sono andato a vedere e controllare quante edizioni abbiamo fatto. Ne abbiamo fatte 51 edizioni. Non do i numeri, che sono altissimi, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma non so, Wilbur Smith vende di più. Sì, vende di più. Però come filosofo credo che siamo a un livello altissimo. Credo che, diciamo, in Italia un filosofo vero e proprio, poi ci sono quelli che scrivono di filosofia, ma diciamo sono tutti filosofi, ma diciamo professionale, ecco, con insegnamento universitario, che sia arrivato a queste cifre, credo non ci sia. Ed è un long seller, perché appunto continuiamo a ristamparlo tutti gli anni, insieme ai tanti libri di Fernando. Ma non è soltanto lui uno straordinario scrittore e divulgatore, è anche un intellettuale impegnato. Questo noi in Italia lo sappiamo, ma lo vediamo un po' meno, perché in Spagna lui scrive su El País, interviene sui vari media, in battaglie civili, in battaglie politiche. Per esempio contro il separatismo e il terrorismo basco, contro il separatismo catalano, e questo è un aspetto fondamentale del suo lavoro. È un lavoro di divulgazione, è un lavoro di maestro, è un lavoro sulla scuola, sull'educazione, è un lavoro sui grandi temi del dibattito pubblico ed è un lavoro anche sui temi politici, con la stessa libertà e autonomia di pensiero, perché questo è quello che mi sembra fa un intellettuale. L'intellettuale è uno che interviene, si sporca le mani, ma non sta al carro di nessuno, diciamo, rimane con la sua figura. Ecco, torniamo a noi, cominciamo subito. Il tema dell'educazione, dunque, è fondamentale in tutta la sua opera, è per questo che abbiamo scelto il titolo, ma la prima cosa che vorrei chiederle, poi farà una traduzione consecutiva, ringrazio molto Pietro Cecioni che è con noi, poi ci dici tu, Pietro, quando lui alzi la mano, lui si ferma, ecco. Dicevo, partiamo dal titolo. E la prima domanda è proprio imparare la libertà. In che senso si impara la libertà? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y encantado de encontrarme aquí de nuevo en Roma, en una compañía tan grata, rodeados de libros, con mi querido Giuseppe La Terza. Bueno, yo no soy un filósofo en sentido mayúsculo del término. He sido profesor de filosofía durante muchos años. Ahora soy un jubilado, ya no soy nada. Ya. Pero siempre me he interesado por el tema de la educación. Y uno de los
efectivamente uno de los objetivos de la educación es formar personas capaces de utilizar bien su libertad. La libertad es nuestra puerta para la acción, para el mundo de la acción. Como saben ustedes, libertad y responsabilidad son dos términos unidos, parejos. Es decir, la libertad es antes de actuar y la responsabilidad es después de haber actuado. Y para utilizar bien esa disposición, libertad, responsabilidad, es necesaria en la educación. La educación, uno de los objetivos de la educación es preparar a las personas para utilizar personal y socialmente bien la libertad. Buonasera a tutti e a tutte, sono molto felice di essere qui a Roma con una compagnia così grande e assortita. Io non sono un filosofo con la F maiuscola, sono stato professore di filosofia, ora sono pensionato, quindi non sono niente. Ma mi sono sempre interessato dell'educazione e uno degli obiettivi dell'educazione è formare persone in grado di usare la libertà, perché la libertà è la nostra porta al mondo dell'agire. E libertà e responsabilità sono i due grandi termini, sono termini che vanno in coppia, perché la libertà è quella che si usa prima di agire e la responsabilità è ciò che viene dopo aver agito. E per usare bene questo meccanismo della libertà e della responsabilità è necessaria l'educazione, quindi un obiettivo dell'educazione è insegnare alle persone a usare dal punto di vista sociale e dal punto di vista personale la libertà. ¿Continúas? Bueno, sí, yo digamos la educación no puede inventar normas por encima de lo que exigen las circunstancias de la acción y de la vida cotidiana. Nosotros en un primer momento, digo nosotros en el sentido de todos los seres humanos, los niños y los mayores, comenzamos a actuar convencidos de que tenemos una libertad plena. Todo debe ser como nosotros queremos. Nuestros caprichos, nuestros deseos más arbitrarios deben cumplirse inmediatamente. Poco a poco aprendemos de la vida que los caprichos no siempre se cumplen y que tenemos que ajustar nuestros deseos a la posibilidad de una vida en común. El niño en principio cree que es omnipotente. Todos hemos sido omnipotentes, todos hemos sido dioses en algún momento cuando éramos niños y creíamos que todo estaba a nuestro alcance. Poco a poco nos hemos comprendido que no éramos omnipotentes y que teníamos que doblegarnos a unas normas, a unas leyes, a unas costumbres, y de ahí es de donde ha venido el concepto de una libertad racional y social. No una libertad como algo absoluto, algo sin límites, sino algo que permite convivir, que permite mejorar la vida social con los demás, pero que sin embargo también nos permite ejercer nuestra diferencia, nuestra condición única como de personas irrepetibles, como lo somos todos, ¿no? L'educazione non può inventare norme al di sopra di ciò che esiste la vita quotidiana, la realtà. Noi esseri umani iniziamo ad agire da giovani, da bambini, come se avessimo la libertà assoluta. Tutto deve essere come vogliamo, tutto deve sottostare ai nostri capricci. Tutti noi da bambini siamo stati onnipotenti, siamo stati dei.
poco a poco impariamo che questa libertà non è assoluta, che deve piegarsi di fronte alle norme sociali. Ed è da questo che viene quella libertà relativa e sociale che poi dobbiamo andare a impiegare, che ci permette sia di vivere con le persone, sia di compiere quello che poi alla fine vogliamo. Sì, un libro in cui parli molto di questa libertà educata, di questo educare la libertà, è un libro che in Italia è uscito col titolo A mia madre, mia prima maestra, che era la dedica. E tu scrivi nel libro: la convivenza democratica deve essere educativa, deliberatamente educativa, altrimenti non è più democratica. A un certo punto scrivi: la scuola non può essere neutrale. Certe volte insegna modelli sbagliati, maschilisti, razzisti perfino, ma non può aspirare alla neutralità. Forse sono particolarmente sensibile, scrivi nel libro, a questa verità, perché sono cresciuto sotto una dittatura, ma insieme a una madre che assunse il ruolo di maestra dei suoi figli, con la stessa naturalezza con cui assolveva a una qualunque delle sue funzioni materne. Da lei ho imparato che l'intelligenza che cerca e comprende è la migliore alleata dell'amore, che tutela ma non soffoca, dell'amore che aiuta a crescere in libertà. Ecco, mi ha colpito questa frase perché siamo abituati a pensare che tutte le madri siano naturalmente maestre, no? E invece no, non sembra così. E in che senso lo è stato per te, tua madre? Bueno, mi madre fue maestra en el sentido primero más literal del término. Es decir, ella estudió la carrera de magisterio para prepararse como maestra. No pudo ejercer nunca como maestra porque justo entonces empezó la guerra civil en España y eso interrumpió su vocación. Y los alumnos, digamos, primeros que tuvo fueron sus propios hijos. Es decir, yo fui su hijo mayor y luego mis tres hermanos. Todos fuimos, digamos, su público, ¿no? Los que aprendimos de ella. Y como bien decía Giuseppe, la educación más efectiva es la que no se basa exclusivamente en la razón y en los principios, sino también en el amor. Es decir, el amor es una fuerza, da un impulso más potente a la educación. Y eso sí, yo lo aprendí de mi madre. Ella me compraba los libros. Mi padre, que trabajaba en una oficina, era notario, yo le veía los fines de semana y él los fines de semana me llevaba al hipódromo en Madrid o en San Sebastián. Entonces, yo soy un gran aficionado de Corsi y de Cavalli por mi padre, ¿no? Y mi madre, hai en cambio... Hay anche raccontato que por un momento potevi fare forse el giornalista di Cavalli, ¿no? Bueno, yo quería eso, yo quería escribir sobre caballos, porque es lo único que me gustaba, pero luego al final escribí sobre filósofos, que son más aburridos que los caballos, pero bueno. Y bueno, entonces, mi madre me compraba los libros, Salgari, por supuesto, Julio Verne, los autores clásicos que fueron mi vida, Stevenson, y mi padre me llevaba a las carreras de caballos, con lo cual, las... Sí, perdón. Mia madre è stata maestra nel senso, innanzitutto in senso letterale, lei studiò per fare la maestra, studiò la magistrale, e non poté farlo perché cominciò la guerra civile esattamente quando lei aveva finito gli studi, per cui i suoi primi allievi fummo io e i miei fratelli. E come dicevi giustamente, Giuseppe, l'educazione più efficace è quella che non si basa semplicemente sui fatti e sulla ragione, ma anche sull'amore. L'amore dà una forza e un impulso all'educazione. Questo me l'ha insegnato mia madre. Lei mi comprava i libri e mio padre, che io vedevo nei fine settimana, mi portava all'ippodromo a Madrid o a San Sebastián, e infatti sono un gran fan delle corse dei cavalli,
E io volevo fare il giornalista dei cavalli, ma alla fine finì a scrivere sui filosofi, che sono onestamente più noiosi. E mia madre mi comprava i libri, naturalmente i classici, Salgari, Giulio Verne, Stevenson. Bueno, yo gracias a esas, digamos, a las dos influencias de mi padre y mi madre los libros y mi padre las carreras de caballos, nunca he necesitado ir a un psicoanalista, porque sé la razón por la que me gustan las dos cosas que más me gustan, que son los libros y los caballos, ya sé de dónde me vienen. No, no necesito que nadie me lo explique, se lo entiendo bien. Y bueno, el hecho de la lectura. La lectura, y me alegra poder decirlo aquí en una feria del libro, la lectura es la función civilizadora por excelencia. Es decir, no hay nada más civilizador que una librería, que una editorial. Es decir, eso está arraigado en la civilización. O sea, nosotros, nuestra sociedad es civilizada gracias a los libros. Los libros no son un adorno, no son un entretenimiento más, aunque pueden serlo, no. Los libros son sobre todo la función civilizadora. Es importante que nuestras sociedades aprendemos las cosas de los libros. No las aprendemos de un médico brujo, de un chamán que baila ante nosotros, sino aprendemos las cosas de los libros. Es decir, entramos en una relación racional con los autores de los libros. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje famoso de Nicolò Maquiavelo, ¿no? De Maquiavelo, cuando él dice que cuando acababa sus funciones, su trabajo por las noches, se vestía con su mejor ropa, se vestía con sus mejores galas, digamos, y se ponía a leer, es decir, entraba en relación con los grandes espíritus que había habido en el mundo. Esa veneración por los espíritus más grandes, que son a los que debemos nuestros conocimientos, nos lo da la lectura. Y yo entré en la lectura por la puerta del afecto de mi madre y del cariño inteligente con que ella compraba los libros que yo debía leer. Grazie a queste due influenze, quella di mia madre con i libri e quella di mio padre con l'ippodromo, non sono mai dovuto andare da uno psicologo, perché so perfettamente perché mi piacciono le due cose che mi piacciono, i libri e i cavalli. E la lettura, e sono felice di poterlo dire in questa fiera della letteratura, dell'editoria, è la cosa più civilizzante che abbiamo nella nostra società, è il caposaldo della nostra civiltà. La nostra società è civile grazie ai libri. Essi non sono un adorno, non sono una decorazione, possono anche esserlo, ma è importante che noi impariamo le cose dai libri, non da uno sciamano che viene qui e ci fa un balletto davanti, perché imparare le cose dai libri ci permette di entrare in relazione, una relazione razionale con gli scrittori, con gli autori di questi libri. Come conoscerete sicuramente la citazione famosa di Machiavelli, che diceva che quando lui aveva finito di lavorare per il giorno si vestiva di tutto punto e si metteva a leggere, per proprio entrare in relazione con questi grandi spiriti del passato. Ed è questa relazione, io a questa relazione con i grandi spiriti sono arrivato grazie a mia madre, all'amore di mia madre e alla gentilezza con la quale lei comprava i libri per me. Allora, io però su questo vorrei farti una domanda, perché credo che le persone che sono qui tutte condividono l'idea che i libri sono la funzione civilizzatrice. Però primo, spiegaci meglio che vuol dire civilizzatrice. Secondo, se metà della popolazione non legge libri, sono incivili? No, io credo, primero, yo creo que todos leemos, o sea,
Una cosa es leer y otra cosa es leer libros. Hoy a veces se dice no, que los jóvenes no leen tanto como leíamos nosotros. Claro, yo cuando tenía 10, 11 años leía porque era, yo no tenía entonces televisión en la región de España donde vivía. Por supuesto, el cine era una cosa a la cual uno iba el día del cumpleaños, un día de fiesta, pero no era algo habitual. Entonces la lectura era mi vida cotidiana eran los libros. Y yo comprendo que hoy un joven, una joven, tienen otras muchas cosas, en internet, en los medios audiovisuales, tienen unas posibilidades que nosotros no teníamos. Pero ellos también siguen leyendo. O sea, la gente que está pendiente de internet, de los Twitter, de los WhatsApp, leen constantemente. De hecho, yo diría que hoy la gente lee más que otras épocas, porque antes, sí, uno leía la correspondencia, las cartas, que piensen ustedes, ¿no? La importancia de la literatura epistolar, de las cartas en el siglo XIX, la cantidad de argumentos de grandes obras clásicas que se basan en una carta que no llegaba o en una carta que se había perdido, ¿no? Bueno, hoy todos estamos constantemente relacionándonos a través de una escritura en pantalla, online, como ustedes quieran, pero es escritura, leemos, no es un... no hemos dejado de leer, al contrario, hemos ampliado la cantidad de cosas que leemos. Es verdad que quizá el libro como tal, yo creo que el libro es un gran invento, ¿no? Es un invento potente. Un amigo mío que trabaja en cuestiones de computadores y de ordenadores y tal, me dice que si el libro se hubiera inventado después del ordenador, todo el mundo hubiera considerado que era un gran invento, que era un gran avance, ¿no? Porque verdaderamente el libro es un instrumento mental muy bien concebido. Entonces, bueno, sí. No, innanzitutto, prima cosa, credo che tutti leggiamo. Certo, una cosa è leggere i libri e un'altra è leggere altro. Dicono che oggi i giovani non leggono libri quanto leggevamo noi. Certo, è ovvio, io a 11 anni non avevo la televisione e al cinema ci andavi per il compleanno e per le feste. Quindi la lettura era tutta la mia vita, era la mia vita quotidiana. Oggi i giovani hanno altro con i mezzi di informazione sociali, con internet, hanno altro con il quale occupare le proprie giornate, ma continuano a leggere, leggono costantemente. Oggi la gente legge di più rispetto a prima, perché una volta cosa si leggeva? Si leggevano le lettere, la quantità di opere famose, importanti che esistono, la letteratura epistolare che esistono per via di una lettera che non è mai arrivata. Oggi che tu legga WhatsApp, che tu legga Twitter, che tu legga un blog, comunque stai leggendo, quello è leggere. Quindi oggi la comunicazione umana si basa molto di più sulla scrittura rispetto a prima. Non abbiamo mai smesso di leggere. Certo, io penso che il libro sia una grandissima invenzione. Un mio amico che lavora nell'informatica, nei computer, mi ha detto che se avessero inventato il libro dopo il computer, tutti avrebbero detto che era un'invenzione incredibile, che aveva avanzato la tecnologia. Evidentemente per alcuni di noi, io per esempio, una vita senza libri non si può concepire, non si può pensare. Io... Mi vida ha empezado con los libros y creo que acabará con los libros. Es decir, los libros han sido la sustancia de mi vida. Pero hay que pensar que es verdad que ha habido épocas en que no han existido los libros. Y no épocas precisamente ignorantes.
Aristóteles nunca leyó un libro, en el sentido en que hoy nosotros hablamos de libros. Es decir, los libros comienzan en un momento determinado y es posible que en otro momento la forma, el soporte, como se suele decir, el soporte libro, desaparezca y sea sustituido por otra cosa. O sea, hoy nosotros no leemos ya como leía Aristóteles o como leía Séneca, sino leemos los libros que nos rodean en este momento, en esta feria. Pero quizá un día pues acabe esa fórmula, acabe ese soporte y empecemos a leer las obras en otro soporte diferente que no sean los libros. Yo no lo veré y la verdad no deseo verlo, pero puede ser así, ¿no? Y lo importante es que no deje de haber literatura, que no deje de haber poesía, que no deje de haber ciencia y que todo eso se mantenga, sea con libros, sea con otros instrumentos de comunicación. Creo que lo importante es que nunca perdamos esa relación espiritual que hay, que son el escrito. Lo escrito es una vinculación espiritual que tenemos con nuestros contemporáneos, con los antepasados y que dejamos como herencia a nuestros descendientes. Ese vínculo permanente que es la literatura, que hace que hoy nosotros podamos leer obras escritas hace 3, 4, 5, 6 siglos y comprendamos espiritualmente lo que quiere decir. O sea, uno lee las poesías de Arquíloco o las poesías de Safo de Lesbos y entiende lo que quieren decir. No hace falta que nadie explique cómo era la vida entonces, uno entiende perfectamente lo que espiritualmente se está transmitiendo ahí. Nos cabe la esperanza de que dentro de unos siglos alguien lea estas cosas que hoy escribimos y comprenda lo que era vivir en el siglo XXI. Certo, per alcuni di voi, per alcuni di noi, una vita senza libri è inconcepibile. La mia vita è iniziata con i libri e finirà con i libri, credo. La sostanza della mia vita sono i libri. Ma non dimentichiamoci che sono esistite epoche della storia umana senza libri e non erano epoche ignoranti. Aristotele non ha mai letto un libro, per esempio. Non ha mai letto un libro come lo concepiamo noi. E i libri sono iniziati, hanno avuto un inizio ed è possibile che avranno una fine ad un certo punto, che spariscano, che si smetta di leggere come leggiamo noi adesso. Per esempio, appunto, noi oggi leggiamo dei libri su Socrate e Aristotele che non hanno mai letto libri in vita loro. Forse un giorno leggeremo in un altro modo, forse un giorno i libri avranno un'altra forma, un altro supporto. Io non lo vedrò e onestamente spero di non vederlo mai. L'importante è che non smettano di esserci la letteratura, non smetta di esserci la poesia, non smetta di esserci la scienza. Non bisogna perdere quella relazione spirituale che si ha con la parola scritta, perché la parola scritta è una sorta di vincolo spirituale che abbiamo con i nostri contemporanei e con i nostri antenati e che vogliamo lasciare ai nostri discendenti. La letteratura è una forma spirituale che ci permette di leggere e comprendere da un punto di vista umano e spirituale le opere antiche. Noi possiamo leggere le poesie di Lesbo e capire cosa vogliono dire, capire com'era vivere in quel tempo. E dobbiamo avere la speranza che qualcuno fra 300 anni legga uno dei libri che abbiamo qui adesso e capisca cos'era vivere nel XXI secolo. Sì, intanto confermo che nelle statistiche, per quel che valgono, i giovani, diciamo le persone dai 20 ai 30 anni, sono quelle che leggono di più. Molti pensano che non sia così, ma anche libri, voglio dire, leggono e comprano libri. Però, torno a una cosa che tu hai detto, i libri creano relazioni nel presente ma anche relazioni del passato. Oggi però raccontiamo nella discussione pubblica che c'è stata una rivoluzione, che è quella di internet, che ha cambiato tutto,
che ha trasformato il mondo in maniera enorme, che ha creato un mondo prima e un mondo dopo. Nel libro A mia madre, mia prima maestra, tu scrivi: il primo titolo richiesto per insegnare, in maniera sia formale sia informale, in qualunque tipo di società, è l'aver vissuto. L'anzianità costituisce sempre un grado. Allora, oggi molti dicono no, perché con la rivoluzione degli ultimi 20 anni sono i giovani che devono adesso insegnare ai vecchi. I vecchi non hanno più molto da insegnare, perché il mondo è talmente cambiato, è talmente nuovo, che dopo internet i giovani ne sanno molto di più dei vecchi. Hoy el mundo ha cambiado enormemente, es verdad que creo que he leído en alguna parte que solamente en el siglo XX se han inventado más cosas importantes para la humanidad que en todo el resto de la historia. Es decir, que verdaderamente vivimos en una gran revolución tecnológica. O sea, es cierto. Cualquiera de nosotros, incluso sin haber vivido cientos de años, cualquiera de nosotros sabe que desde que teníamos 8, 9, 10 años ahora, hay una cantidad de cosas nuevas, de descubrimientos, de técnicas inmensas. Pero ¿qué quiere decir que las técnicas han cambiado lo que significa vivir? Ustedes imaginen que antes comentaba Safo de Lesbos o alguna poetisa o poeta de aquella época anterior a Cristo, aparece de pronto en nuestro mundo. No comprendería nada, no comprendería internet, no comprendería los viajes en avión. La mayoría de las cosas que nosotros manejamos habitualmente en nuestras casas técnicas no las entendería, probablemente ni siquiera las concebiría, ¿no? Porque han variado infinitamente. Yo durante este confinamiento con la epidemia me volví a ver todas las películas de James Bond, ¿no? Las películas de James Bond, y entonces todos los aparatos estos técnicos que el señor M pasaba a James Bond para que luchara contra sus enemigos, hoy nos parecen cosas risibles porque cada uno de nosotros tiene en el bolsillo, en el iPad, en el iPhone, cosas más mejores de las que tenía James Bond en todas sus películas. O sea que, bueno, ha habido una variación tecnológica inmensa. Entonces yo digo, pensemos que viene esa poetisa, Safo, quien sea, viene a este mundo, no entiende nada de la tecnología, de nuestros avances, pero cuando se ponga a hablar con alguien y alguien le diga lo que son los celos o lo que es el amor o lo que es la sensación de pérdida por un ser amado o la esperanza con que una madre cuida a sus hijos para que en el futuro sean felices. Todas esas cosas son perfectamente comprensibles. Es decir, esa persona venida del pasado que no entendería nada de nuestros instrumentos, pero comprendería nuestro corazón, comprendería nuestra forma de vivir, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestras frustraciones. Entonces, por eso, yo creo que la verdadera sustancia de la educación no es la tecnología, es importante, por supuesto es importante que se nos eduque en el manejo de instrumentos, puesto que vamos a tener que vivir rodeado de ellos. Pero hay una experiencia de la vida que solo puede transmitir una persona a otra. Cuando dicen, las aulas, los maestros tienen todo tipo de aparatos, de conexiones con internet, con el wifi, con... Bueno, uno dice, todo eso está muy bien, todo eso es útil, pero uno no puede aprender a vivir más que de otra persona que vive. O sea, es más importante el maestro para los alumnos que cualquiera de los instrumentos que el alumno va a aprender a manejar.
porque el maestro le va a transmitir la idea de cómo se maneja la vida, no cómo se manejan los aparatos. Los aparatos son importantes, pero alguien que conoce cómo se maneja la vida es más importante todavía para la educación. Y hoy el mundo ha cambiado moltissimo. Penso di aver letto da qualche parte che nel XX secolo sono stati inventati più cose utili per gli esseri umani che in tutti gli altri secoli precedenti, per cui sì, ci sono stati una grande rivoluzione tecnologica. Chiunque di noi, non importa, non serve che abbia vissuto per 300 anni, chiunque di noi può vedere quanto siano diverse le cose da quando eravamo bambini, da quando avevamo 8-10 anni, la quantità di cose nuove che esistono nel mondo. Ma significa questo che le novità tecnologiche hanno cambiato cosa significa vivere? Immaginatevi che appunto Saffo di Lesbo viaggi nel tempo e arrivi qui oggi, in questo momento. Non capirebbe niente dei nostri strumenti, non capirebbe cos'è internet, non capirebbe cosa sono i viaggi in aereo, non li concepirebbe nemmeno, sono troppo alieni, sono troppo assurdi. Pensate solo che durante il confino causato dalla pandemia ho rivisto tutti i film di James Bond, no? E tutti quei gadget che M dava a James Bond per le sue missioni adesso sono ridicoli, perché tutti noi abbiamo in tasca, nel telefono, cose 100 volte migliori di quelle che M dava a James Bond. Per cui diciamo che appunto Saffo di Lesbo arrivi oggi qui e quindi non capirebbe niente dei nostri dei nostri gadget tecnologici. Ma se parlasse con una persona di cos'è il cielo, se parlasse di una persona cosa vuol dire amare, cosa si prova a perdere qualcuno che si ama, cos'è la speranza di una madre che cresce i suoi figli perché stiano meglio in futuro, queste cose le capirebbe, perché la tecnologia ha cambiato gli strumenti, ma non ha cambiato il cuore, non ha cambiato la nostra anima. Queste sono cose, sono rimaste fondamentali. E quindi è importante che gli alunni, che i giovani, che nelle scuole, adesso dicono che i maestri, i professori hanno qualsiasi gadget possibile e immaginabile, ma nessun gadget può rimpiazzare la relazione fra un maestro e un alunno. Perché la cosa più importante non è insegnare a usare gli strumenti. Certo, è importante, molto importante, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è insegnare a usare la vita. E imparare a usare la vita lo puoi fare solo se vedi qualcuno che usa la vita. Per cui la cosa più importante di tutte oggi è che ci sia un maestro che ti insegni come si vive. Dunque, prima di chiudere con il libro che ti ha reso libero, ti ha fatto scoprire la libertà, non lo so, perché mi hanno chiesto di fare un consiglio di lettura, volevo farti una domanda più politica, che però è strettamente legata alle cose che hai detto. Nel libro, sempre nel libro A mia madre, mia prima maestra, scrivi una cosa che in realtà hai già detto, dice la libertà non è l'assenza originaria di condizionamenti, no? Perché, come hai detto, più siamo piccoli e più siamo schiavi di ciò senza cui non possiamo sopravvivere. La libertà è la conquista di un'autonomia, anche simbolica, per mezzo dell'educazione, dell'apprendimento, che ci abitua a innovazioni, a scelte possibili, solo all'interno di una comunità. Allora, in Spagna tu hai combattuto il terrorismo, il separatismo, oggi in tutto il mondo, in Europa sicuramente c'è un ritorno all'idea delle piccole patrie, delle comunità che ti danno un'identità, che ti proteggono ma ti separano contro l'omologazione della globalizzazione del mercato. E allora
come è compatibile questa libertà con una logica di comunità che spesso diventa anche autoritaria o comunque costrittiva, molto... Come riesciamo a essere liberi in un mondo in cui sembra che, per alcuni, che l'unico modo di mantenere un'identità, una libertà, un'individualità sia di chiudersi solo tra i propri simili, rifiutare gli altri, gli immigrati? Sì, effettivamente, ese es uno de nuestros problemas. Es decir, cuanto más aumenta nuestra capacidad de relación con otros seres humanos que viven muy lejos de nosotros. Y hoy, yo el otro día entré en el cuarto donde estaba uno de mis sobrinos pequeños, ¿no?, con su ordenador, y le pregunté, bueno, ¿qué haces y tal? Me dice, no, estoy mandando unos mensajes a un amigo que tengo, fulanito, que vive en Nueva Zelanda. Ese chico que vivía ahí en Madrid y estaba relacionándose con alguien de Nueva Zelanda, que evidentemente nosotros solo sabemos casi, bueno, por lo menos los de mi edad, hay que mirar en el mapa para saber dónde está. Bueno, y él tenía una relación y hablaban de sus cosas. Según va aumentando la capacidad de vinculación que tenemos con seres remotos, lejanos, hay una serie de gente que va aumentando también el deseo de encerrarse en pequeños grupos, de no perder la proximidad. Nietzsche, que era un espíritu bastante burlón en ocasiones, Nietzsche hablaba del calor de establo, el calor del establo, que en el establo se dan las vacas unas a otras, respirándose unas a otras en el cuello, ¿no? Ese calor que tiene el establo es lo que hay algunas personas que lo buscan también, dicen, no, yo necesito vivir en una especie de establo cálido y fétido también, pero de nuestra proximidad, etc. Hace falta por eso educar para una libertad que no sea insolidaria con los demás, sino que de alguna forma busque una vinculación con los otros que no sea una identificación de alguna superficial, si ustedes, una identificación de gestos, de costumbres, de tradiciones, a veces de vicios compartidos, ¿no?, sino que sea una solidaridad con lo propio, con lo humano, con lo creador, con lo inventivo de nosotros. Y que esas estemos próximos a los demás por sus características humanas más originales y no por la repetición de los mismos gestos y de las mismas costumbres. Yo creo que es difícil, evidentemente. Es verdad que nuestro mundo está constantemente dándonos lecciones de que hay quien lo que quiere es cerrarse y no abrirse. Yo creo que la única posibilidad de optar entre un proyecto positivo y un proyecto negativo, socialmente hablando, es que el proyecto positivo tiende a ampliar, a abrir, a integrar, a incluir a más personas. Y el proyecto negativo, en cambio, tiende a cerrarse, a clausurar, a excluir, a replegarse sobre sí mismo. La educación para la libertad, de la que hemos comenzado hablando, sería una educación para crear proyectos positivos de ampliación de las relaciones sociales y no proyectos que cierren, que excluyan y que en alguna forma nos aíslen en una especie de sueño autista, ¿no?, de identidad humana. Effettivamente è vero, è uno dei nostri problemi, dei grandi problemi, che più aumenta la capacità di mettersi in relazione con le persone lontane. Per esempio, l'altro giorno ero a casa di mio nipote e sono entrato in camera sua, mio nipote è un ragazzino, e stava lì al computer, gli ho chiesto cosa stai facendo e niente, mi sto scrivendo con un mio amico in Nuova Zelanda. E io ci sono rimasto perché... quelli della mia generazione, la Nuova Zelanda, devi andare a controllare sulla mappa
dov'è. Invece lui era in grado di unirsi, di mettersi in relazione con una persona così lontana. E quindi più aumenta la capacità di unirsi, di vincolarsi a persone così aliene, così lontane da noi, più aumenta il desiderio di alcune persone di chiudersi. Nietzsche, per esempio, parlava di... aveva questo concetto della stalla, la stalla delle mucche, no? Che è un posto chiuso, è un posto caldo, dove la gente, dove le mucche si respirano costantemente sul collo. Ecco, un posto anche fetido. Alcune persone cercano questa stalla, preferiscono questa stalla, questo posto unito, chiuso. E per cui noi dobbiamo educare, per tornare al concetto di educazione, a una libertà che unisca le persone, non una libertà che è basata su un'identità culturale, un'identità di gesti, un'identità di costumi, di usi chiusi e personali, ma una libertà che appunto si basi sulla condivisione dell'esperienza umana. E l'unica, adesso, oggigiorno, ci sono due grandi scelte per quanto riguarda i grandi progetti sociali. Una sono i progetti sociali che tendono ad aprirsi, quelli positivi, che tendono ad aprirsi agli altri. E la seconda sono i progetti sociali negativi, che tendono a chiudersi su se stessi. Ecco, l'educazione alla libertà, della quale parlavamo all'inizio, è educare a scegliere, è educare a creare questi progetti positivi che aprano il mondo. Bene, io tra un minuto cedo la parola a Fernando per dirci il libro che l'ho reso libero, soprattutto spiegarci perché. Volevo dire prima di tutto che nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione, credo che tutti abbiamo capito perché Savater è stato, come dire, in questi anni così influente in tutti, non solo in Spagna, in Italia, ma in tutto il mondo, perché la sua capacità di mettere a frutto la filosofia, di mettere a frutto la sua competenza, come si dice oggi, in una quantità di questioni, con una passione, un'intelligenza e anche una capacità di sparigliare le carte, perché molto spesso leggendo i suoi libri ci si trova, come dire, di fronte a opinioni che non sono scontate, non sono ovvie, non sono prevedibili. Ecco. Perché la cosa che lo contraddistingue, mi sembra, una delle cose che lo contraddistingue, è la sua incredibile curiosità. Mentre lui parlava mi veniva in mente un altro grande intellettuale che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere e frequentare, che è Zygmunt Bauman. E anche lui era un signore il quale attraversava il mondo con un pensiero molto forte, ma anche una grande curiosità. Ecco, io in questi giorni ci saranno tanti incontri, vi ricordo quelli che saranno intorno ai nostri libri. Domani alle 16 ci sarà un incontro sul libro di Gaetano Savatteri, Le Siciliane. Ci sarà poi un incontro mercoledì con Sandra Petrignani intorno al libro Leggere gli uomini, con Giorgia Serughetti, che è una filosofa come Fernando, che si chiama Il vento conservatore. Ci sarà poi un incontro mercoledì sul libro di Simone Pierani sulla Cina, si chiama Il fantasma cinese, e poi mercoledì, l'ultimo giorno ancora, un libro di Emilio Gentile, un grande storico del fascismo, Quando i fascisti marciarono su Roma. Io, prima di dare la parola a Fernando, vorrei ringraziare e chiedervi un applauso per Pietro Cecioni, perché nessuno più di un editore sa quanto il lavoro del traduttore, anche un autore lo sa, quanto il lavoro del traduttore è fondamentale, e Pietro lo ha fatto oggi, devo dire, con dando senso alla sua traduzione, non solo facendo una traduzione di qualità, ma anche dandogli senso. Quindi, qual è il tuo libro? Qual è un libro che ti ha fatto scoprire la libertà? Bueno. Me l'hanno chiesto, è un obbligo qui. Bueno, io potrei dire che lo che mi hizo descubrir la libertà fueron los libros, la lectura. Es decir, que cuando yo me hice independiente y libre fue cuando empecé a leer y empecé a buscar mis libros y mis maestros
y nadie tenía ya que darme órdenes ni instrucciones, sino que yo las buscaba en los libros. Es la lectura la que me hizo libre, no un libro concreto. Pero siguiendo el juego que me propone Giuseppe, si tengo que decir un libro, a veces cuando me preguntan, dígame usted un libro de filosofía, no es posible porque la filosofía es una tradición, no hay un libro, digamos, ni de Platón ni de nadie que pueda sustituir la búsqueda personal. Pero si yo tuviera que recomendar un solo libro, yo recomendaría un libro que trata de la libertad. On Liberty, de John Stuart Mill, es el libro quizá que mejor para mí ha reflejado lo que significa la libertad responsable. La libertad dentro de una comunidad, no una libertad de capricho y de sueños omnipotentes vanos, sino la libertad dentro de una comunidad con sus límites y también con sus búsquedas de desobediencia, que en ocasiones es imprescindible. De modo que si tengo que decir un libro sería On Liberty, sobre la libertad, que seguramente tendrán ustedes a su disposición en muchas ediciones, probablemente dentro de esta feria. Anche la terza. Sempre la terza. Potrei dire che quello che mi ha fatto diventare libero sono stati i libri. Io sono diventato libero quando ho cominciato a leggere, quando da solo sono andato a cercare i libri, sono andato a cercare la conoscenza. Ma se devo sottostare al gioco e dire un libro, mi chiedono spesso qual è un libro di filosofia. Non è possibile dire un libro di filosofia, la filosofia è una tradizione, non è fatta di libri, non si può dire, dovrei dire Platone, però no. Ma se proprio devo dire un libro che parla della libertà, è On Liberty, sulla libertà, di John Stuart Mill, che è uno dei libri migliori che rappresenta la libertà responsabile, quindi quella libertà all'interno di uno schema, all'interno di una società, non una libertà fatta di capricci personali, ma una libertà fatta di restrizioni e anche di disobbedienza civile quando ci vuole. Sicuramente lo trovate qui in fiera, ce l'ha anche la terza. Grazie a Fernando Savater, grazie a voi, grazie a Pietro Cecioni, al prossimo.